Di soddisfare i propri bisogni, di modificare l'ambiente e adattarvisi. Di conseguenza, la promozione della salute non ha responsabilità esclusiva del settore sanitario. Condizioni e risorse fondamentali della salute sono la pace, un tetto, l'istruzione, il cibo, il reddito, un ecosistema stabile, la continuità delle risorse. Buongiorno. Piacere, Giovanni Marino. Piacere, Lorena Fagliani. Sì, anch'io sono stata chiamata per il gruppo pilotaggio. Aspettiamo i colleghi che arriveranno. Bene. Ma buongiorno. Buongiorno. La dottoressa Martina Grevi. Piacere, Giovanni Marino. Ciao Martina. Ciao, Lorella. Secondo. Sì. Beh.
problemi. Sì. Ecco. Buongiorno. Il gruppo di pilotaggio originale. Prego, secondo. Grazie, scusate, ma ragazzi, sono molto felice. Buongiorno, grande la Pinotti. Buongiorno. La Pinotti. Dottore Andrea, no? Beh, manca solo la dottoressa Buozzi, penso, sì. Abbiamo mandato un sms di posto parcheggiando, dovrebbe arrivare con senza tanto. Ma qua siamo nel traffico limitato, allora sì. Dai, sì. Prego, sì. Certo. Il pollo cruciale, la Cesena non sbaglio, la Cesena? Sì. La Cesena, sì. Poi c'è stato un po' di ritardo. Sì, bene, si sa com'è. Stiamo aspettando... Devo pure stare anche un Buozzi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Prego. Grazie. Come? Beh, siamo tutti. Finalmente ci vediamo dopo tante mail che ci siamo mandati e adesso di persona ci possiamo vedere bene. Allora, noi siamo il gruppo di pilotaggio regionale Emilia Romagna. Sapete che la regione ci ha incaricati di costituire questo gruppo per effettuare dei lavori di ricerca su buone prassi da proporre poi a livello provinciale, su come incrementare l'attività fisica secondo le indicazioni di OMS, e siete tutti stati invitati dalle rispettive istituzioni. Siete tutti stimati colleghi esperti in vari settori, e il nostro obiettivo fondamentale sarà perseguito utilizzando la progettazione partecipata, che vuol dire che tutti contribuiremo alla realizzazione di questo progetto. E questa progettazione sarà poi attuata nelle varie province a pioggia e dobbiamo pertanto proseguire il lavoro che già il gruppo di pilotaggio nazionale ha intrapreso, anzi ci manderà poi le linee guida, i documenti da studiare per migliorare il nostro lavoro. Infatti dovremo anche accessare le esperienze già presenti nel territorio e costituire poi le famose reti, e qui studieremo anche la teoria delle reti, ma faremo meno troppo. Poi stendere altre linee guida, sperimentare poi delle azioni, dare suggerimenti ai vari settori, trasporti, sanità, e urbanistica, abitazione, tutto con la progettazione partecipata. Bene, direi che possiamo iniziare con le presentazioni e anche dire le aspettative rispetto al lavoro che ci porterà a stare insieme per alcuni anni. Prego, a voi la parola.